uniti nel suo amore. Lui ci ha scelti dall'eternità. Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono scritti nel cielo. Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono scritti nel cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, prima di celebrare i divini misteri, dal profondo del cuore chiediamo perdono al Signore per le nostre umane fragilità. Celebriamo la solennità di tutti i santi. E all'inizio della Santa Messa sento proprio di ringraziare con tutto il cuore TV2000 che per questo meraviglioso servizio che ha offerto in questo mese di ottobre, sia la mattina che alla sera, al Buongiorno Maria, alle 8:30, alle 19 con la Santa Messa, per far arrivare appunto la voce di pace, di conforto, di un annuncio del Vangelo a tutte le persone che non possono uscire da casa. Pensiamo agli ammalati e tante persone disabili che non hanno la possibilità di raggiungere una chiesa. E noi siamo vicino con la preghiera a tutti e ringrazio anche a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in questo tempo. Intanto ringraziamo il Signore per questa solennità e soprattutto anche chiediamo perdono delle nostre miserie. Lo facciamo invocando la misericordia di Dio che è nostro Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico alla beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, che il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comunione, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente.
e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: «Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani, e gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è ancora stato rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, ed io vi darò il ristoro. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, vedendo le folle,
Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, e a quanti stanno in ascolto attraverso TV 2000, la Chiesa oggi ci fa alzare il capo, o meglio, ci fa mettere lo sguardo al di là di tutte le cose visibili. Dobbiamo alzare anche noi lo sguardo. Fra poco diciamo nella Santa Messa non solo lo sguardo, ma in alto i nostri cuori. Ci fa contemplare la Chiesa oggi la Gerusalemme di lassù, il Paradiso. E noi dobbiamo un po' pensare anche a questa realtà che aspetta tutti quanti noi. San Giovanni nella lettera ci ha detto: noi siamo figli di Dio, e lo siamo tutti quanti per il battesimo, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato, ma sappiamo che noi saremo simili a Lui. Che bello! Pensate un pochettino a questa nostra trasformazione, anche di tutto il nostro essere. Un giorno saremo nel cielo e alla fine dei tempi anche con il nostro corpo, quando risorgerà. Questa è la finalità della nostra fede, del nostro cammino, se no altrimenti che pro? Se non ci fosse niente dall'altra parte, sarei primo, a dimettermi come sacerdote. Ma proprio perché questa è una verità, perché è rivelata soprattutto da Gesù, ecco, Lui è risorto, si è lasciato vedere, toccare, vivo dopo la morte, è salito al cielo e ha detto: vado a prepararvi un posto. E quanti hanno preso sul serio queste parole? L'hanno raggiunto. Carissimi, noi non possiamo mai immaginare quanta gioia, quanta felicità sta nel cielo. Basta alzare anche un po' il nostro sguardo. Noi cerchiamo sempre di rappresentare anche il cielo, il paradiso, con tante immagini, ma non esiste qui un'immagine su questa terra, perché è una gioia indicibile. Se alziamo un po' lo sguardo sotto questa cupola di questa stupenda basilica, ci rendiamo proprio conto, vedete, una schiera innumerevole di persone che non fanno altro di lodare, di benedire, di ringraziare, lodano. Che cosa fanno i santi del cielo? Ecco, acclamano la santità di Dio. Santo, santo, santo è il Signore dell'universo. Tanto è bello che noi questo santo lo cantiamo in tutte le nostre liturgie eucaristiche, che noi ci agganciamo a loro. E questo è bellissimo, carissimo, dopo a pensare solamente alle cose di qua giù, che noi siamo umani e siamo un poco così, dobbiamo anche dire, anche noi cristiani, un poco terra-terra, o meglio, troppa terra. Tanto è vero che il Papa ci dice sempre di superare, di vincere questo spirito mondano. Allora non sappiamo ragionare mai con le cose del cielo, ragioniamo sempre con le cose della terra e siamo fatti così, in questa nostra miseria, ma proprio
in quella miseria dove il santo per eccellenza si è inchinato, o meglio, si è incarnato, è diventato uno di noi e ci ha mostrato la strada. Ecco, carissimi, noi cristiani siamo per vocazione chiamati alla santità. Siamo santi tutti con il battesimo, perché il Signore ha infuso in noi il suo Santo Spirito e siamo diventati il suo Tempio e Lui ha avuto fiducia di noi. Noi siamo abitazione della Santissima Trinità su questa terra. Col battesimo è avvenuto questo. Allora è affidato a noi questo immenso dono di essere abitati da Dio. Ma che cos'è la santità? Che significa? È portare quella grazia battesimale a maturazione, con i suoi frutti. E noi, ciascuno di noi, ricordate, chiediamo questa grazia, lo chiediamo alla tutta santa, alla Madonna Santissima, che non dobbiamo lasciare questa terra senza aver fatto scrivere a qualcuno su di noi del nostro cristianesimo, della nostra fede, della nostra testimonianza. Lasciamo sempre un segno positivo su questa terra, perché siamo chiamati a questo, a testimoniare questo grande amore di Dio che si rivelerà alla fine in pienezza, ma già oggi è stato riversato dentro di noi. Questa è la nostra speranza. E senza questa speranza, carissimi, che cosa noi vogliamo da questo mondo? Lo conosciamo, vedete? Sofferenza, destra, manca, corruzione, e chi ne ha più ce ne metta, tristezza, non sa fare altro di infliggere morte, violenza, e noi vorremmo rimanere così, schiacciati dalle cose di qua giù? E allora, carissimi, alziamo pure noi lo sguardo, contempliamo tutto ciò che ci aspetta. Ci aspetta un'eredità incredibile, un patrimonio inestimabile. Non ci sono parole su questa terra per poter descrivere cosa ci aspetta. E noi dobbiamo credere per rivelazione, per fede. È come quando noi cominciamo a credere, il nostro cuore si dilata e fa sì che anche lo Spirito Santo comincia a agire, a trasformarci, a essere creature nuove. Ecco, chi sono i santi? Coloro che hanno testimoniato questo amore. I santi non sono solamente le persone che hanno avuto sulla questa terra la capacità di attualizzare anche i miracoli. Ma ricordate, non è necessario fare i miracoli per diventare santo. Consiste nella piena adesione alla volontà di Dio. Consiste nel vivere il bene, la grazia del proprio stato. Consiste nel mettere al primo posto Dio, la sua legge e la sua volontà, come hanno fatto loro, che lo hanno cercato in ogni momento della vita, di mettere al primo posto Dio, perché questa è la somma eterna felicità. E se vogliamo stare bene anche qua giù, dobbiamo accettare questa realtà. Non a caso Gesù oggi ci ha annunciato lo spirito nuovo delle beatitudini. Beati i poveri, beati i miti, beati, beati, beati. Che significa la parola beati? Gioiosi. È gioioso chi è mite, è gioioso chi è povero nello spirito. Dobbiamo tradurla così: è gioioso chi sa perdonare, è gioioso chi è misericordioso, è gioioso anche chi è perseguitato per causa della giustizia, è gioioso chi è operatore di pace. E questo, dicevo prima, no? Di qualcuno deve scrivere su di noi che abbiamo lasciato un segno, una traccia su questa terra. Devono ricordarsi di noi credenti perché abbiamo lasciato un segno visibile, tangibile del Vangelo, scritto con la nostra vita. Lo chiediamo alla Madonna Santissima, vero? Allora, che ci converte? Questa è la conversione, di passare da questi vizi alle virtù. Lo sappiamo che è sempre un'utopia per il mondo. Il mondo non dice beati i poveri, il mondo dice beati i ricchi, beati voi, beato te che hai successo, beato a te che hai i soldi,
beato te che hai una bella casa, beato te che perché la tua carriera, beato te che hai questo posto. Ecco, che stiamo dicendo? Che solo alcuni il mondo seleziona. Allora dire solo per alcuni è questa beatitudine, il resto è scarto, è buttato via, non serve a niente. Il resto sono dei numeri, non delle persone. Ma ricordate, il dono della santità è un dono personale che oggi il Signore ti dice l'ho fatto a te, col nome. È bella quell'espressione di Isaia che dice qui ti ho scritto nel palmo delle mie mani. Il nostro nome, è vero, è scritto nel cielo. E Gesù ci ha detto un giorno rallegratevi perché i vostri nomi stanno scritti nel cielo, non perché che i demoni si sottomettono a voi, non perché sapete fare i miracoli nel mio nome, no, rallegratevi perché il vostro nome è scritto nel cielo. Ma noi abbiamo la certezza che il nostro nome è scritto sul palmo della mano di Dio. Lo sapete perché è scritto così, Isaia? Sul palmo della mano di Dio è scritto il nostro nome? Perché il palmo della mano è la parte del nostro corpo che è più esposta e visibile ai nostri occhi. Quando noi vediamo, tante volte ho incontrato qualche ragazzo o ragazza, no, a scuola che si è scritto qualche cosa sulla mano e diceva perché cos'è questo? No, perché mi devo ricordare di questa cosa oppure di questo nome. Vedete, vedere e ricordo, penso, e poi il mio cuore ama. Ecco, carissimi, il nostro nome sta scritto qua, nel palmo della mano di Dio, senza timore, senza paura. Crediamo fermamente che poi non è una selezione come la fa il mondo. È vero, ha citato un numero, 144.000 è un numero simbolico per dire appunto la pienezza, ma San Giovanni poi nell'Apocalisse abbiamo ascoltato vidi una moltitudine immensa che nessuno poteva contare. Mamma mia! Immaginate che bello, tutti vestiti di bianco, ricordate quella veste bianca del nostro battesimo, che è stata lavata nel sangue prezioso dell'agnello, senza difetti e senza macchia, e ci ha resi candidi, puliti, incandescenti, e lui, il propiziatore, che ci ha lavati dai nostri peccati e ci ha ridato questa dignità perduta. Ecco, carissimi, non smettiamo mai di nutrirci di questi pensieri. Se pensiamo a questa realtà e pensiamo anche ai santi, ci deve spingere sempre di più a desiderare la Patria del Cielo. Ci deve spingere sempre di più a imitare la loro vita. Abbiate, noi siamo un poco anche invidiosi delle cose del mondo, ma questa invidia, questa santa invidia, la possiamo possedere. Quella di invidiare un po' i santi. Come Sant'Agostino diceva, se Tizio, Sempronio, chiunque, ce l'ha fatta, perché non ce la posso fare pure io? Allora, la nostra vita, anche per noi, è l'unica, abbiamo una chance di santificarci, perché questa è la nostra gioia. Perché tutti i santi oggi, questa solennità, ci dice proprio questo, siate santi, coraggio, ce la faremo. Lo sentiamo dire in questo tempo di pandemia, ma anche nelle tribolazioni. Ecco, è sempre una chance per fare un gradino verso la santità. Ricordate, ogni giorno abbiamo questa occasione di salire il nostro gradino. Ecco, non facciamo passare un solo giorno senza aver attualizzato una beatitudine. Non stiamo dicendo di fare Sansone. Il Signore non ci chiede di spostare le montagne, per carità. Ma ci ha dato una legge che è scritta nel nostro cuore che possiamo praticare. Ce l'ha data a noi uomini perché ce la possiamo fare. Per cui questa possibilità è per tutti. Non lasciamo passare un giorno. Se avremmo fatto un gesto di povertà dello spirito, di essere miti, di essere misericordiosi, di desiderare la fame e sede della giustizia, di essere soprattutto pacifici, operatori di pace e così via. Ogni giorno abbiamo questa chance. Madonna Santissima, a te ci rivolgiamo, che sei tutta santa, che sei stata tutta di Dio, stendi il tuo manto su di noi e donaci questa grazia di seguirti fedelmente anche
i tuoi passi, col tuo fiat, col tuo sì, che sia anche il nostro, ogni giorno della nostra vita, per raggiungere la patria del cielo. Così sia. Credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo nel solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, è salito, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e Figlio e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, tutti i cristiani sono santi per vocazione. Come figli amati e riconoscenti, innalziamo le nostre preghiere a Dio, fonte e culmine di ogni santità. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, affinché sappiano condurre e servire la Chiesa con la santità della vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli uomini, affinché ascoltino l'annuncio universale di salvezza e di chiamata alla santità, attraverso la voce coraggiosa della Chiesa, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per chi è nella sofferenza, affinché senta la beatitudine della consolazione divina, grazie alle mani misericordiose di tanti uomini e donne di buona volontà, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, affinché edificati sulla parola e sui sacramenti, possiamo servire il Signore con mani innocenti e cuore puro. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accoglio, Padre misericordioso, le preghiere che ti abbiamo innalzato, fiduciosi del tuo premuroso ascolto, e concedici di vivere secondo la dignità che ci hai donato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi, essi che già godono della vita immortale, ci proteggono nel cammino verso di te, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, la Santa Gerusalemme, che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune a noi, pellegrini sulla terra, affrettiamo nella speranza il nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa che ci hai dato come amici e modelli di vita. Per questo dono del tuo amore, unita all'immensa schiera degli angeli e dei santi, cantiamo con gioiosa esultanza la tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti
con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, il Beato Bartolo Longo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, il Collegio Episcopale e tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha fatto dono del suo Spirito, con la fiducia e la libertà di figli, insieme preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, ed ora ripete ciascuno di noi: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati voi, invitati al banchetto nuziale del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé e toglie i peccati dal mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. O Padre, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i suoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore, per passare da questa mensa eucaristica che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Capo per la benedizione. Dio, gloria e redizia dei tuoi servi fedeli, che ci concede di celebrare la festa di tutti i santi, vi dia la sua perenne benedizione. Amen. L'intercessione dei santi vi libera dai mali presenti e i loro esempi vi spronino a una vita santa nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con tutti i santi la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, che Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio.
Ottienici con il tuo rosario di contemplare, vivere e radiare nel mondo intero il mistero del Cristo Gesù e la grazia della comunione trinitaria. Vergine orante, insegnaci a pregare, ad accogliere e meditare la parola di Dio. Fa che con i misteri del rosario impariamo a contemplare e a stupirci dinanzi alle meraviglie che opera il Signore. Madre del bello amore, aiutaci a vivere il Vangelo della carità con gli ultimi e gli emarginati, con i poveri e sofferenti, che la Chiesa sia un cuor solo e un'anima sola, famiglia unita e concorde nel costruire la città terrena ad immagine della città celeste. Madre della Chiesa e dell'umanità, comunicaci lo slancio missionario del tuo cuore per la nuova evangelizzazione e spingici per le strade del mondo a gridare il Vangelo con la vita sulle orme del beato Bartolo Longo, perché gli uomini conoscano, seguino, amino Gesù Maestro e Signore, e con Lui tutti insieme nello Spirito andiamo al Padre. Madre nostra, fiducia nostra, Maria, compi l'opera Tua, poni Gesù in mezzo a noi, fa che noi vediamo e amiamo Gesù l'uno nell'altro e in Lui siamo fratelli. Amen.